Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Deathloop. Oggi eliminiamo il secondo visionario e partecipiamo al suo gioco malato per provare a vincere una carabina che ha proiettili infiniti. Poi sfidiamo un cecchino e prendiamo il suo fucile da cecchino esclusivo ed infine rubiamo il potere del teletrasporto e anche un fucile pesante rarissimo che one-shotta tutti. Buona visione! Signori, dopo gli eventi dello scorso episodio, il gioco mi ha dato carta bianca, quindi possiamo andare dove ci pare e fare tutto quello che vogliamo. Tuttavia direi che cosa buona e giusta, migliorare il nostro arsenale. Ora che sappiamo effettivamente come mantenere gli oggetti e le armi dopo il loop, ci dobbiamo assicurare di avere non solo tutte le tavolette, ma anche delle armi potentissime. Allora, la prima tavoletta è la tavoletta traslazione che abbiamo già rubato a Giulianna. Tuttavia lei compare randomicamente, quindi non sappiamo se la rincontreremo molto presto. Tuttavia il signor Charlie ha la stessa identica tavoletta, quindi direi che possiamo recuperarla dal suo cadavere. Tuttavia per raggiungerlo dobbiamo andare ad Updam di pomeriggio. Beh, fino adesso non ci siamo mai stati, quindi seguiamo questo indizio che è cosa buona. E tanto giusta, ci sono anche tutti gli indizi che riguardano i visionari. Per adesso abbiamo informazioni solo su tre di loro. Mano a mano che andiamo avanti scopriremo dove siano e cosa facciano anche tutti gli altri. Pertanto vediamo di passare a mezzogiorno e voilà. Tanto abbiamo 8826 loop. Non sappiamo neanche da quanto tempo siamo bloccati qui. Potrebbero essere passati decenni per quel che ne sappiamo. Dobbiamo anche sistemare la nostra dotazione. Dando un'occhiata all'inventario mi sono accorto che oltre alla nostra meravigliosa macina Pepe, che adesso sarà sempre con noi, il gioco mi ha dato la Tribunal. È una pistola dorata che non si incepperà mai. E non so perché, peraltro è silenziata. Quindi il gioco la definisce la mia arma più silenziosa. Oh, senti, tu equipaggiala. Porco cane, la prima e unica arma viola che abbiamo fino adesso. Tendenzialmente le armi più rare le avranno i visionari che dobbiamo stendere male male. Questa è una mitragliatrice che non ci serve, quindi vediamo di andare nella sezione dedicata agli oggetti infusi e direi di sacrificarla. Ecco qua, e abbiamo ottenuto praticamente 1000 unità di residuo, che è cosa buona e tanto giusta. Le suddette armi sono già infuse, quindi le avremo sempre anche al prossimo loop. Abbiamo le piastrine, tra cui ovviamente molle tonanti, che dobbiamo ancora infusare, ma tanto le troviamo all'inizio, quindi non ci sono problemi. Abbiamo tocco personale, le uccisioni a mani nude sono più rapide, perfetto. E raccolta d'oro che mi permette di ottenere molto più residuo. Oh, così ci semplifichiamo la vita. Perfetto, dovremmo essere a posto. Quando ritorneremo saremo decisamente molto più potenti. Per sicurezza ho controllato e a mezzogiorno Charlie sarà presente. Charlie Beep Montague, genio inventore, o almeno lo era, si tagliò mezzo cervello e lo mise in un computer. Ora è difficile stabilire chi sia il più intelligente tra i due. Oh, perfetto, abbiamo beccato un tizio completamente fuori di testa. Forse però è esperto nelle tecnologie. Meglio tenere gli occhi aperti. Vediamo cosa ci racconta di bello quest'oggi la signorina Giulianna. Stavolta resta in zona, molto affascinante. Pensavo di portare dell'arrosto ai vicini. Sembra un tipo interessante. Oh sì, voi due avete molto in comune. L'amicizia è una bellissima cosa, Giulianna, dovresti provarla. Ma di amici ne ho tanti, Colt, e pensiamo tu faccia schifo. Ma che bastarda! Guarda, sono stesso di voi. Ok, quindi stiamo entrando da un punto differente questa volta. Facciamo attenzione, c'è un tizio qua davanti. Signore, no, non beva, che poi scivola e si rompe l'osso del collo. Qualcosa stava andando a fuoco? Allora, ci sono un paio di tizi là davanti. Direi di inaugurare la nostra nuova pistola. Aspetta, aspetta, resta ferma lì, cicina. E bummete, e ba, bummete. No, vabbè, non ho più bisogno della pistola a sparacchiodi. Ok, diamo comunque un'occhiata in giro perché dobbiamo trovare un cifrone di residuo. Proiettili di piccolo calibro, ottimo, sono quelli che utilizza effettivamente la nostra pistola e sono più facili da trovare rispetto ai classici chiodi. Devi vincere una sola volta. Oh, ok, grazie subconscio. Poi là, infrangi le regole, ben volentieri. Viola e afferra, aspetta un attimo. Cos'è sto coso? Lo posso manomettere? Buon salve. E voilà, devo aver manomesso qualcosa di importante. Mi domando se sia una struttura di Charlie dalla macchina. Charlie, ho implementato la modalità debug in The Moxie. Mi pare strano che tu l'abbia richiesto. Le tue capacità sono leggendarie. Mi preoccupa un po' l'antenna di accesso remoto. Sembra un rischio per la sicurezza. Ma il genio sei tu. Se dici che è a posto, allora è a posto. Credo che The Moxie sia un'invenzione di Charlie e probabilmente se lo completiamo ci darà dei premi. Deve essere una sorta di gara, voglio sapere cosa si è inventato quel pazzoide. Ok, la zona la conosciamo abbastanza bene, tuttavia non l'area in cui si trova Charlie. Quindi possiamo tranquillamente passare da qui.
Ci sono un paio di tizi. Doppio salto, mi aiuti? Ma non mi aiuti abbastanza? Più in alto, doppio salto. Grazie, ciccio, Appena avremo quel cavolo di spostamento, il teletrasporto lì, come cavolo si chiama, dovremmo essere praticamente a posto. Fatti i cavolacci tuoi. Ma che dimmi che nessuno lo ha individuato. Intanto che siamo in alto, abbiamo un vantaggio tattico non da poco. C'è un tizio sotto e due tizi sopra. Allora, facciamo fuori prima te e poi tuo cugino in parte. Ottimo. Signore, salve. La gradisce una coltellata molto amichevole? Ah, o anche le posso rompere l'osso del collo? Non ci sono problemi. Lei mi dice come vuole morire e io la uccido. Oh, ora ragioniamo. Lo Strelak 50-50. Quest'arma è potentissima. Se trovo la versione potenziata, vedrò di infonderla in modo tale da potercela portare via. A proposito, mi sono appena ricordato che ci sono diversi oggetti da cui ricavare residuo. E voilà. Chi è che sta parlando? Signori, non mi chiacchierate all'improvviso che poi mi caco. Ok, vediamo di non farci attaccare alle spalle soprattutto. Sarebbe meglio che io stessi in alto. E quello dove è andato? Oh, all'interno del candy. Non ci siamo mai stati di pomeriggio, quindi potrebbero esserci più o meno persone. Signore, che fa? Non si tocca la macchina delle caramelle? Vediamo se incontro qualcuno. Anche lei che palpeggia le caramelle. Mo basta veramente, però. Guardi che le carie la uccidono male, eh. Eh sì, da queste parti le carie sono mortali, purtroppo. Forse posso utilizzare questa zona come scorciatoia per raggiungere Charlie. Morto uno e morto due. Perfetto, non c'era un terzo, no? Come non c'è mai due senza tre. Quindi, oh mio Dio, là c'è il gioco di Charlie. Oh, sta cosa mi fa cacare sotto un cifrone. Allora, datemi un secondo perché vedo un bel po' di gente. Ah no, aspetta, quello non è un tizio. È un cartonato, perché di quelli per porca. Ragazzi, se vedete che ogni tanto non recupero tutte le armi, è perché tendenzialmente sono grigie e non mi servono, dobbiamo dare la caccia alle armi, quelle più rare. E guarda un po', abbiamo anche un rapier. Non so se portarmelo via perché abbiamo l'inventario pieno. E onestamente quest'arma qui io l'adoro alla follia. In caso ci servisse una carabina, sappiamo che la possiamo trovare direttamente qua. Aspetta che c'è un signore anche là. Ma dovrebbe sparire entro pochi secondi. No. Moriti, non chiamare i rinforzi. Porco cane, ho corso un rischio inutile. Oh, e morici quando hai un secondo. Porca di quelli per porca. Ok, quest'arma non ha la stessa precisione di quel cavolo di sparacchiodi, che era veramente un fucile da cecchino quell'arma. Ok, passando da qui abbiamo evitato non solo le telecamere, ma anche la zona della biblioteca, una delle aree più pericolose di Updam. Però ho sprecato un cifrone di proiettili. Vediamo un po' se mi ha droppato qualcosa. Oh, perfetto, ne ho recuperati un po' dalla sua carcassa. Yay, cosa ha realizzato quel tizio? Ok, teniamo gli occhi aperti perché sicuramente ci saranno zone nascoste. Ma soprattutto un quantitativo spropositato di cattivoni. Quanti cattivoni? Aspetta che c'ho paura. Maronne, quanta gente. E vabbè. E vabbè, ce n'è pure un altro lì. No, perché mi togli i cosi? Oh no, qualcuno ha visto cose. Dovresti imparare a farti i cavolacci tuoi. Perché non ti inclini di lato? Eila! No. Porco cane, ok, non mi ha colpito, ma di sicuro gli altri si sono accorti. No, non volevo questo, della mia presenza. Oh, relax. Ok, se ti fai fuori manualmente, chi si è vito, si è vito. Buoni, ragazzi, buoni. Non litigate, ci sono pallettoni per tutti. Appena qualcuno mette il naso fuori, lo riempio di proiettili. Buona, senti, di piombo in questo caso. Aspetta che c'è un altro tizio là in fondo. Quanto è imprecisa sta cavolo di arma. Sì, lo so che le munizioni sono scarse. Ok, è stata un'azione veramente sporca. Porco cane. Vabbè, l'importante è averla risolta più o meno pacificamente. Abbiamo un altro Strelak, ma sono a posto. Ragazzi, mi curo che m'hanno fatto un sacco di male, porco di quelli per porca. E ci credo che m'hanno fatto male. Girano tutti con lo Strelak. Porco cane, quel fucile è davvero potente. Quindi questa è un'area tipo per addestramento e spararsi a vicenda. Probabilmente era questo il gioco di Charlie, visto che tanto domani risorgono tutti, anzi risorgono tutti ogni giorno. Li faceva combattere tra di loro. Ok, dovremmo aver, penso, ripulito la zona, quindi direi di entrare all'interno di questo stranissimo edificio. Se potessi teletrasportarmi, magari, potrei raggiungere il tetto direttamente. Ciao, il tuo personaggio invasore. Ok. Scelta coraggiosa, puoi entrare e uscire dall'edificio quando vuoi. Buon divertimento. Grazie, molto gentile. Oh no, c'è già gente. Aspetta, quello è un fucile da cecchino? Caverna sotterranea. Cosa sta accadendo qui? Oh no, è anche pieno zeppo di gente, aspetta. Ok, eliminato. Il problema è che se trovano un cadavere potrebbero anche lanciare l'allarme. Aspetta. Ok, eliminato. Oh,
Qualcuno ha visto cose? Ma no, è un'imbrezione. È un'imbrezione. Metti fuori la tua bella testolina. Cazzo, abbiamo visto. Aspetta, porco cane. Oh, direi che qualcuno ha attivato l'allarme. Perfetto, quindi adesso mi danno la caccia. Ottimo. Grazie signore. Aspetta, aspetta, aspetta. T'ho visto, t'ho visto, t'ho visto. Aspetta che ti elimino rapidamente. Fuori una. No, fuori due. Casino. Ok, anche gli altri mi hanno decisamente poco tanto visto. Che qua dietro sono relativamente al sicura. Aspetta, tizio. Ok, meravigliosa quest'arma. No, vabbè. Aspetta, 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 aspetta. Buono. Aia. Mi hai fatto giusto un attimino male. Questi tizi ci hanno una mira incredibile. Porco cane, che spavento. Ok, devono essere arrivati i rinforzi nel frattempo. Salve signore. Addio signore. Ok, quest'arma fa i culi anche dalla distanza. Cerchiamo di avanzare. Corri, 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 corri. Colt, perfetto. Salve signori. Dove siete di bello? Come disattivo questo maledettissimo allarme? Non riesco a sentire altrimenti i vostri passi. Ok, beh, la maggior parte di loro dovrei averli fatti fuori. Quanti amichetti hai? Aspetta. Ok, eliminato. Eliminato. Perfetto. Posso entrare qua? Posso entrare qua? Aspetta un secondo. Oh, siamo all'esterno in effetti. Oh, porca di quelli per porca. Da lì non posso. Oi, c'era un cecchino sopra. Ok, eliminato anche questo. Se non mi posso curare sono nella M più totale. Oh mio Dio, quest'arma è fantastica, gente. Quest'arma è veramente meravigliosa. No, non c'è assolutamente nessuno. Oh, porca! Quella suprema porca! Oh, tutti adesso siete arrivati? Quindi stanno continuando ad arrivare rinforzi nonostante tutto? Aspetta, 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 aspetta. Ok, ricarica questa boia di arma. Veloce, ci vuole troppo tempo a ricaricarla. Oh, hanno tutti il cavolo di strela. Che ribadisco il lato positivo è che mi riempiono di proiettili. Che cosa buona e tanto giusta. Bani, bani. Maronne. Marone, la potenza. La potenza di quest'arma. Ok, ok, siamo all'ultimo piano. Potrei anche tirargli una granata, ma preferisco non rischiare, dato che notoriamente ho una mira di M. Ok, eliminato, aspetta, aspetta. Parco cane. Ok, mi hanno ferito leggermente, ma neanche troppo. Nessuno di voi ha un po' di residuo? Oila, quelle sono delle mine. Come lo disattivo il maledettissimo allarme? Aspetta, aspetta, aspetta. C'è una stanza qua di lato. Buongiornissimo. Niente da fare, una piastrina per arma grezza che possiamo portarci via all'occorrenza. Salve signore, che fa di bello? Stava cercando me? Mi ha trovato! Cioè, in verità ho trovato io lei, ma ci siamo capiti. Credo che il macete me lo debba portare via obbligatoriamente, purtroppo. Ok, qua ci possiamo curare. Vediamo se troviamo qualcosa di utile. Credo che 2-bit sia effettivamente il sistema informatico in cui Charlie ha inserito la propria porzione di cervello. E abbiamo comunque anche l'accesso al suo computer e alla sua chat privata con Fia. Fia è un'altra dei visionari, in effetti. Mia principessa! Ehi, mio tesoro! Mio tutto! 2-bit? Ah, no! 2-bit non può digitare, non ha le dita! Oh mio Dio, è il computer che è innamorato di lei. Oh, Charlie! Sì, ce l'abbiamo fatta, Angelo, insieme per sempre. Dolce e salato, il nostro prezzo è l'intrecciato. Squadra perfetta, musa e maestro, artista e designer. Oh, iconico! Hai stravolto il mio lavoro, al tuo darò un significato. Sardonico! Sì, il mio invasore, Fia, viviamo insieme. Ok, praticamente sti tizi ci hanno una sorta di relazione. Oddio, Fia e Charlie seduti sul ramo. Che Colt taglierà? Ok, progettano un incontro segreto quindi nel pomeriggio. Qui è vero! Se ci pensate bene, noi possiamo essere solo in 4 luoghi durante il giorno. Loro sono 6-7, quindi qualcuno dovrà trovarsi assieme ad un altro in un medesimo luogo. Altrimenti è praticamente impossibile riuscire a fermare sto cavolo di loop. Tornando a noi, abbiamo un po' di mine laser che possiamo comunque disarmare. Non penso di poterle portare via o di utilizzarle. Allora, aspetta che le posso disattivare anche a distanza. Non ci sono troppi problemi. Ok, abbiamo trovato una sorta di panic room dove si trova probabilmente il signor Charlie. Ciccio, a te le mine piacciono proprio un sacco, eh? Porco cane. E voilà. Aspetta un attimo, tatticone della vita. Passiamo dall'alto. No, Ciccio, dall'alto. Bravissimo, Kronk. Forse lo possiamo aggirare e attaccare direttamente alle spalle. Ti prego, dimmi che è un'idea geniale. Charlie? No, Charlie, dove stai? Charlie, dove stai andando? Ah, è passato da dentro il bastardo. Aspetta, 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 che provo a sorprenderlo prima che riesca a fuggire. C'era un'altra mina laser da nazione. Charlino! Guardalo che fetente! Charlie! Vengo a prenderti! Oddio, facciamo attenzione perché lui si può teletrasportare. Aspetta, dove è andato? Ciao, ciao, Charlie! Charlie, stai fermo in un unico punto, molto gentilmente. Eccolo! Grande errore, Charlie!
One shotato e mi... Charlie? Morto. Tu hai bisogno di Master Charlie. Adattarsi meglio. Dicevo, posso anche assorbire il suo residuo. Ci vuole un sacco di tempo, quindi vuol dire che deve essere proprio un cifrone. 11.500 e mi posso portare via finalmente traslazione. Oh, questa abilità mi avrebbe fatto comodo in sto cavolo di livello. E lui, oh mio Dio, gente ce l'ha veramente. Dammi lo vecchio Strelak grigio e lo sostituiamo con uno Strelak viola. Oh, bello piccolino, questo non si può neanche inceppare. Cosa vuoi di più della vita? Credo abbia anche un caricatore aumentato, non vorrei dire una boiata. Prendiamo anche tutte le sue piastrine e al prossimo passaggio di livello di zona vediamo casomai di inserirle. Se possibile le vorrei anche avere ai loop successivi. Allora, creiamo sto cavolo di coso. Aspetta, ho il teletrasporto, giusto? Mi ero completamente dimenticato. Se passo da dietro invece non devo hackerare proprio nulla. Oh, aspetta un secondo. Come non detto. Questo potrebbe essere un bel problemone. Allora, aspetta, anche se mi ferisce non è un grande problema. Me la vuoi hackerare cortesemente? Grazie, ottimo. Ce n'è un'altra laggiù. E dai, non basta veramente però. Si è messo torrette molto probabilmente. Oh, c'è qualcosa di segreto all'interno. Allora, abbiamo tu sei l'essenziale. Il loop è ancorato ai visionari. Sì, quindi te, se uno di noi dovesse morire, il loop sarebbe destabilizzato. Come non morire? Aspetta, aspetta, aspetta. Qualcuno ha riscritto il mio libro? Evitare di passare il tempo con gli altri visionari. Concentrati sulle tue attività. Sì, questo include anche la fraternizzazione. E intendo il sesso. Non giocare con le armi. E con armi intendo anche le mitragliatrici. Tieni sempre attivi i sistemi di sicurezza. Ma io voglio morire. Se hai bisogno di morire in una data iterazione, avvisa i tuoi compagni visionari. Eventuali modifiche alla privacy saranno applicate per soddisfare le richieste valide. Oh mio Dio, Giulianna ha scritto una variazione del PCL. Non ci credo mai nella vita. È stata probabilmente la nostra seconda per tutto questo tempo. Si sentiva ovviamente maltrattata, vai a sapere, ignorata e via dicendo. E adesso sta facendo di tutto per diventare la migliore. Ah, povera Julianne. Perfetto, non ci resta quindi che ritornare indietro. Se muoio prima di essere tornato ai tunnel, ovviamente dovrò rifare tutto da capo. Un'altra piastrina di colore verde. E siamo tornati alla stanza di prima. Facciamo attenzione perché non vorrei che qualcuno avesse sentito i colpi d'arma da fuoco e ci stessero venendo a cercare. Aspetta un attimo, c'è una via d'uscita da questo lato? Neanche lo sapevo, dannazione. Pian pianino dobbiamo memorizzare effettivamente tutti i passaggi e le varie mappe. Ciao sparachiodi, mi sei mancata da un tantissimo. Sono già al massimo. Sono contento per te. In modo tale da sfruttare al meglio i loop successivi. Ok, ah, questo è un passaggio dal retro. Potevo evitare lo scontro direttamente nell'atrio. Oh, vedete, pian pianino impariamo dai nostri errori. Salve signore, spero che lei abbia imparato dei suoi errori. Questa sembra essere peraltro una stanza riservata ai VIP. Oh, ne abbiamo già incontrata un'altra proprio qui ad Updam. Pass VIP richiesto. Dobbiamo trovare effettivamente un pass VIP da utilizzare casomai le prossime volte. Per nostra fortuna il gioco prende nota letteralmente di qualunque cosa. Ok, il ponte è laggiù, quindi dovrei poter passare da quest'altra parte. Vediamo che non ci sia nessuno. C'era tutta una zona interna. Ma dai, c'erano anche le finestre, il problema è che sono sbarrate. Oh, le potevo aprire? L'ho terminato! Colt 1, Charlie 0, master del niente. Sì, in effetti gli abbiamo letteralmente fatto il chiurlo. Aspetta, aspetta che c'è un'altra porticina bizzarra. Anche qua. Ah! Sembra che non abbia corrente. Ok, un altro di quei passaggi strani. Sono letteralmente dovunque in sto gioco. Oh, c'è un tizio luccicoso laggiù. Visto che teoricamente possiamo morire ancora un paio di volte, volevo arrischiarmi. Nella peggiore delle ipotesi possiamo fuggire. E chi si è visto, si è visto. Ma siamo di giorno, quindi non c'è bisogno che mi preoccupi più del necessario. Allora fammi eliminare il maledettissimo cecchino. Perfetto. E ora restano quei tizi laggiù. Potete sparargli un colpo in... Oh, vabbè. Vabbè, è tutto troppo semplice adesso che abbiamo delle armi un po' più potenti. Sì, adesso canto vittoria. Ma fidatevi che fra 5 secondi mi metterò a piangere. Non abbiamo mai potuto raggiungere la zona qua della biblioteca. Beh, di sera è pieno zeppo di gente. Di giorno, forse. Ci possiamo rischiare un attimino. Tu recupera tutto. Ottimo. Wow, c'è qualcuno qua sotto. Guarda, è anche pieno zeppo di proiettili. Aspetta. Siete ragazzi? Il set lo fanno in queste bolle di vetro. No, vieni qua. Perché non l'ho preso? Ah, ma porca di quelli per porca.
Volevo fargli l'attacco dall'alto e fare il fighettone. Vabbè, 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 l'abbiamo comunque eliminato senza troppi problemi. E abbiamo anche trovato il chiosco delle consegne. Oh, maronne, tutto mezzo distrutto. Ok, aspetta che recupero un po' di residuo. E voilà, 863. Normalmente dovrebbe essere 700, ma grazie alla nostra piastrina ne recuperiamo molto ma molto di più. Altro residuo anche qua sotto. Ottimo. Che dite? Ci arrischiamo un attimino? Ribadisco, anche se muoio dovrebbero respawnarmi qua fuori. E casomai fuggo a gambe levate. Buongiorno, salve, c'è nessuno in biblioteca? Oh, è una brutta idea venire qua. Sicuramente ci sarà uno dei cattivoni più avanti alla sera, quando ci sono i festini. Per adesso, no. Mi sa che è praticamente deserta, dannazione. Purtroppo non c'è molto altro. Ci sono un sacco di inquietanti manichini. Come ho detto qualcuno stasera, farà un festino di quelli malati di testa. Do giusto un'occhiata per memorizzare la mappa. Sta zona è strana forte. Però ci sono un sacco di zone furbe. Tipo, se saliamo lì, possiamo teletrasportarci di qua senza troppi problemi, evitando probabilmente la maggior parte delle guardie. E sappiamo tutti che ce ne saranno un cifrone. Ok, è stato un piacere ritornare in questa zona di pomeriggio. Potremmo provare a farlo anche di sera. Dovremmo conoscere effettivamente ogni zona in ogni singolo momento della giornata. Credo sia l'unico modo per riuscire a uscirne vivi. Un modo per ucciderne due insieme. O tre, o quattro, o di più. No, non sono così stupidi. Però Alexis... Alexis sembra essere lo scemo del gruppo. Morte certa! Hai ucciso un visionario e sei fuggito nelle gallerie, ma soprattutto abbiamo il suo potere, che cosa buona e tanto giusta. Ah, ecco l'informazione che mi mancava. La carta di Charlie è stata trasformata in un gioco di ruolo dal vivo chiamato Condition Detachment. Ah, meno male, meno male. Dovremmo effettivamente scoprire tutti i segreti. Voglio sapere tutto di sto cavolo di gioco. A parte che abbiamo sbloccato l'infinito ed oltre. Charlie e Fia sono monelli. Infrangono il protocollo per diretto. Se arrivo al momento giusto, posso finirli entrambi. Dobbiamo solo scoprire dove si incontrano i furbacchioni. Allora, come prima cosa, controlliamo la dotazione. Abbiamo 18.000 di residuo. Non è così tanto, ma ne servirà molto di più per infondere tutto il nostro equipaggiamento. Allora, ogni oggetto che ha questo simbolo vuol dire che deve essere ancora infuso. Per la strela ci chiedono 8.000, ma te li prendi tutti gli 8.000. Tanto comunque, ogni volta che il loop ricomincia, il nostro residuo viene riazzerato. Poi abbiamo anche le tavolette. Traslazione mi chiede 15.000. Ok, ok, dobbiamo recuperare decisamente molto più residuo. E casomai le varie piastrine, non ci sono troppi problemi, le recuperiamo in un secondo momento. Allora, ho un po' di problemi con la nostra macina pepe, perché ha un rinculo veramente assurdo. Mi sono accorto che abbiamo sbloccato Hipster. I colpi senza prendere la mira hanno ampiezza molto ridotta, la precisione è tutto. Anche in questo caso lo dovremo infondere per potercelo avere al loop successivo. E casomai, visto che mi sono innamorato veramente dello Strelak, direi di metterci carica rapida, perché è veramente lento. Ci vuole un sacco di tempo a ricaricarlo. E anche sanguisuga mentale. I nemici subiscono più danni e perdono più potere quando vengono colpiti. Voilà. Non siamo peraltro ancora mai stati, credo, alla baia di Karl. Ma come dicevo, senti, andiamo ad... Updam, e chi si è visto si è visto. Dobbiamo capire cosa accade nel tardo pomeriggio. Non essendoci mai stati, potremmo scoprire qualche nuovo segreto o trovare dell'ottimo equipaggiamento. Comunque mi serve una quantità spropositata di residuo. Ehi Giuliana, io ho infuso un'arma. Potrei infondere piastrine, potrei infondere tavolette. E quindi? Quindi so come infondere cose. Tu credi sia la prima volta? Wendy l'ha fatto in 7 giorni. E perché devo farlo ancora? C'entra con la memoria. Quello che non ricordi se ne scappa via. Cazzo! Ma come fa a piacervi questo posto? Perché è fantastico! L'unico in un mondo di merda totale, te ne accorgerai prima o poi. Io mi accorgo solo che sto per spezzare questo cazzo di loop! Tanto ritorni sempre, Colt. E allora comincia il vero divertimento. Quante volte siamo stati nel loop? Mi sa davvero che sono passati anni, molto probabilmente. Lei si sta divertendo anche troppo. Buongiorno pomeriggio. Ah, quindi nel pomeriggio che inizia a nevicare. Ecco perché la sera troviamo tutto ricoperto di neve. Aspetta che è pieno zeppo di gente laggiù. Dica. Sarò di turno finché non muori. Ecco cosa ti propongo. Ti ho lasciato una cosa di fronte alla casa di Dorsey. Ci ho messo mezz'ora per incartarla e tutto il resto. Schivami e potrai averla. Non mi schivi e io farò festa. Sbrigati, me ne devi una, figlio di puttana.
Oi, calmina, ciccia. Ok, è spuntata di colpo una missione secondaria. Prendi il dono. Sulla scatola davanti a Villa Dorsey c'è scritto il mio nome. E se fosse una trappola, si chiama generosità mirata e c'è il simbolo di un fucile da cecchino. Secondo te non è una trappola? Allora, seguiamo comunque l'indizio. Quindi lei ha detto schivami, cioè nel senso che se mi becca poi distrugge la scatola. Signorina, era un messaggio abbastanza vago purtroppo. Ok, marchiamo tutti i tizi. Aspetta che c'è anche del residuo qua. Perfetto, me lo sniffo tutto io. Forse non è la cosa migliore da fare passare per la strada, ma non sono mai stato un bambino furbo. Stanno preparando a quanto pare il festino per stasera. Ok, si stanno allontanando, anche se lanciano l'allarme non me ne frega più di tanto. Allora facciamo fuori lei. Oh, il tizio l'ha già si era accorto giusto un attimino. Aspetta, tu hai visto cose? No, fatti cavolacci tuoi. Ehi, ehi, e che cocchio. Ok, va tutto bene. Potevamo risolverla molto più pacificamente. Me l'avete dovuta complicare. Aspetta, aspetta che ci capita un colpito laggiù. Fermo, perfetto. Ho avuto la bella idea di mettere i colpi perforanti. Stavo facendo una prova, quindi quando ho colpito un tizio il proiettile ha raggiunto quello successivo attirando la sua attenzione. Ok, devo cercare di non fare di nuovo questi errori. Porco cane, di pomeriggio c'è decisamente molta più gente. C'è qualcuno dentro quella sfera. Oh, e risplende di luce propria come il tizio laggiù. Se riusciamo a farli fuori potrei ottenere un bel po' di residuo fisso. No, scusate, quello ce l'ha l'acqua, ma vabbè, dettagli. Allora dobbiamo eliminarli con le nostre armi pesanti. Magari potremmo inaugurare quelle granate. Ok, facciamo molta attenzione. Cominciamo a segnare la posizione di tutti loro. Porco cane, c'è decisamente troppa gente. Qua finisce che ci muoio un cifrone. Allora, teniamo pronte le bombe a mano. Vai e... Oh! Ok, direi che se ne sono accorti. Giusto un attimino. Aspetta. Fermo lì. Fermo lì. Ferma lì. Porco cane, decisamente troppa gente. Oh, quanta gente. Oh, un sacco di gente. Ok, bani, ho detto. Sei ancora troppo vivo. Gioco, non è decisamente il momento di laggare. Ho sentito un rumore strano per un secondo. Bana. Oh, oh. No, gioco, non laggare adesso. Wow, wow. Spavento, non è il momento di laggare. Non quando c'è così tanta gente. Porca di quelli per porca. Aspetta, aspetta, e boni. E boni. E dai, salve signore e addio signore. Aspetta che sicuramente mi noteranno, ma proprio un cifrone. Ok, se sto qui dovrei essere... E cosa hai fatto? Relativamente al sicuro, visto che non mi possono circondare da dietro. Aspetta. Buona, vieni qua. Quest'arma non è fatta per sparare dalla distanza. Oh, da tuffi, da tuffi. Sono arrivati tantissimi tizi. Aspetta, ok, eliminato anche questo. Quanta gente c'è ancora? E basta, ok, non assalterò mai più sto posto. Porco cane, fammi andare qua dentro che di solito c'erano delle cure, mi consolo. Oh, che spavento! Ma hai fatto prendere un colpo assurdo. Ma perché siete tutti colorati in maniera strana? Ma da dove spawnate, peraltro? Ah, ma guarda, c'erano le cure qua fuori. Ah, potevo evitare di fuggire ad averlo saputo. Aspetta, 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 che sicuramente c'erano delle cure anche qua dentro. Grazie gioco per avermi dato un po' di munizie. No, qua dentro non c'è un cocchio di nulla. Ci sono ancora tizi. Aspetta, 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 che quelli sono quelli luccicosi. Vediamo di eliminarli senza attirare l'attenzione, che è cosa buona e tanto giusta. Sono usciti dalle sferette, come potete vedere. Aspetta, aspetta, ferma lì. Oh mio Dio, l'ho presa per davvero, non ci credo mai nella vita. Facciamo attenzione anche alle telecamere. Ok, dimmi che sono morti proprio tutti. Oh, oh, vedo sistemi di difesa letteralmente dovunque. Irina, faccia i cavolacci suoi. Perfetto, ho fatta fuori anche questa. Posso avere 10 secondi di pace nella mia vita? Occhio alla telecamera. E voilà, l'abbiamo hackerata. Da qui possiamo recuperare un po' di residuo. Mano a mano che la giornata va avanti, direi che la situazione si complica un cifrone. Non avevo mai visto la città con così tanti nemici pronti a farci chiurlo. È qualcosa di incredibile. Vediamo di capire dove è morto il tizio luccicoso. Ok, ho girato come un pirla per un'ora, ma ho trovato il cannone in versione blu. Credo sia solo una pistola molto potente. Prendo le piastrine e casomai le distruggiamo per ricavare effettivamente del residuo. Ok, bando alle ciance, abbiamo fatto davvero troppo casino. Quindi vediamo di... per un secondo abbiamo rischiato un cifrone. Dicevo di raggiungere il nostro appartamento. Aspetta che... Guarda, sistemi di difesa. Facciamo fuori Gianni e Pinotto, magari. Che state facendo lì voi due? Buono. Aspetta. Ok. Oh! Dove vai? Dove vai? E muore, c'è. Qualcuno resiste proprio un cifrone ai proiettili? Non ho capito se si stava arrendendo. Andrei l'uomo cannone? Credo che ci sia qualcuno davvero all'interno del cavolo di cannone. Aspetta un secondo che hackerò la telecamera. Il tizio vuole farsi sparare da un cannone. Ha bisogno di una mano? Sparo io, ciccio, non preoccuparti. Ok, si sta caricando e... Oh!
Direi che c'è morto male male. Spero ne sia valsa la pena. Sta gente prova letteralmente di tutto col fatto che tanto non muoiono. Ok, siamo praticamente arrivati. Ok, facciamo molta attenzione. Dove può essere il cecchino? Potrebbe essere in cima a uno di questi edifici. Teniamo pronto effettivamente il teletrasporto? Chi è che sta parlando? Buongiorno. C'è qualcuno che parla? Sempre. Avanti. Signorina, che piacere rincontrarla. Ha qualche altro codice da darmi per caso? No, eh? Ah, neanche un collega, che peccato. Ho ascoltato una registrazione audio, ma purtroppo non c'era nessun altro codice. Allora, ritorniamo al nostro cecchino. Ok, stai basso, ciccio. Piano. Cerchiamo di teletrasportarci all'interno. Wow! Che poi è stato? Era un esplosivo radiocomandato? Ma mi prendi in giro? Oh, perfetto. Ok, devo vedere di curarmi appena possibile. Quindi ha riempito la zona di esplosivi. Porco cane. Aspetta che c'era un fizz pop di quelli grossi più grossi. Per mia fortuna proprio dietro casa. Vorrei portarmelo via. Me lo metto su per il ci siamo capiti. Tanto c'ha la forma di una supposta. Ok, teniamo fuori le armi pesanti. Volevo risolverla in stealth. Oh, aspetta, aspetta. Non riesco a prenderla. Porco cane. Delle collisioni fatte a culo in sto cavolo di gioco. Ok, facciamo attenzione perché io l'esplosivo non l'ho visto, dato che mi stavo teletrasportando. Ma ce ne potrebbero essere altri. Posso aprire la finestra? Oh, la posso fare? Tatticone della vita, mi teletrasporto dietro di lei. Gioco, non mi tradire male male. E olè. Babum a te. Ciao tizio. Ok, c'era il cugino. No, no. Cattivo, cattivo, cattivo. Dove sono finito? Sono dietro una cavolo di lavagna. Ma mi prendi in giro? Oh, vi ho fregato alla grande. Abbiamo un'altra piastrina per arma grezza. Ammetto, una di queste carabine mi farebbe comodo in versione uber rara. Ma vabbè, dettagli. E abbiamo ottenuto... Oh, è un fucile da cecchino dorato. Oh mio Dio. Signori, dobbiamo lasciare indietro qualcosa? In teoria, se lascio qui un'arma, dovrebbe ritornare al loop successivo. Scusa una cosa. Oh, non male. Questa è perfetta per far fuori i cattivoni dalla distanza. Temo tuttavia che non sia silenziata. Questo ci complicherà la vita più avanti. Abbiamo una piastrina per arma grezza e una piastrina personale grezza. Ok. Abbiamo sventato effettivamente il malvagio piano della cecchina. Non ho capito perché ce l'aveva con noi. Ottimo, abbiamo anche raccolto un sacco di residuo. Probabilmente per le armi dorate ci servirà uno sproposito, ma all'occorrenza posso ritornare qua e recuperare l'arma in un loop successivo. Mi domando tuttavia se ci sono altri esplosivi a... Salve signore! Cosa faceva lì, dicevo? All'interno dell'appartamento. Sono quasi sicuro che non li vedo. Ma ci sono. Hanno già messo sul quadro tutta la casa. Piano, ciccio. Piano. No, 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 no. Si è recitata per un secondo. Aspetta, devo avvicinarmi e disarmarla. Ok, quindi sono semplicemente delle mine. Ah, bastava guardare sul pavimento. Signori, è una follia, ma direi che è giunto il momento di testare il nostro fucile da cecchino. Con 5 posso aumentare o diminuire lo zoom. E posso stabilizzare l'arma all'occorrenza. Aspetta, boom, te. Di certo l'ho sentito. Aspetta, mi stanno sparando sotto. Dannazione, dannazione, non mi ero accorto che c'erano anche i cugini. Aspetta, aspetta, aspetta. No, fermo. Oh, porco cane, il caricatore ha solo 3 colpi. Ma sono più che sufficienti. Ok. Salve signore. E addio signore, porco cane delle collisioni in sto cavolo di gioco. E vabbè, ti ho sparato in pieno petto. Ciccio, dovresti essere tipo a terra agonizzante. Stai fermo. Datti fermo che mi metti ansia. Ok, aspetta che aveva anche un altro cugino. Signor cugino del tizio. Salve. E addio. Aspetta, no, no, non correre in giro. Fermo, fermo. Ok, come cecchino faccio schifo? Assolutamente sì. Ok, se riesco a silenziarla è praticamente fatta. Aspetta che evito di cadere di sotto come un pirla. Ma vabbè, almeno abbiamo trovato del residuo, mi consolo. Posso permettermi di cazzeggiare, tanto... Abbiamo ancora 2 ricariche all'occorrenza. Allora, datemi un secondo che vedo se dobbiamo ancora hackerare la macchina di Charlie, ma no, di pomeriggio non si può entrare. La porta è chiusa e sbarrata, quindi come potete vedere ci dobbiamo venire effettivamente la mattina. Che faccio? Entro? In teoria questa dovrebbe essere... Oh, buongiorno, mi dice già che è una trappola, vediamo un po'. The Moxie! Tornato a The Moxie! Non voglio sapere perché hai deciso di andartene e tornare dopo aver vinto il premio del primo piano, ma io sono Charlie Montague e tu
sei tu. Ci sono altre sfide che ti aspettano. Riuscirai a superarle. Le regole sono così semplici che dovresti capirle anche tu. Ogni piano ha due sezioni, ognuna con il proprio rompicapo. Risolvili entrambi e riceverai un premio. Se completi tutti e tre i piani a tempo di record, ottieni il grande premio. Che non significa sia fisicamente grande, ma lo vorrai comunque. Si inizia premendo uno di quei bei pulsanti. Destra o sinistra? Ok, ok, ho capito. Qua devo schivare i laser. Va bene, non è un gran problema. Aspetta, aspetta, qui possiamo passare sotto. Mi domando se posso usare il teletrasporto all'occorrenza. E perfetto. Ora dobbiamo ritornare dall'altra parte. Aspetta, mi sa che dobbiamo completare tutti e tre i piani entro i 3 minuti. Ok, quanto devo fare? Buongiorno. Ah, devo passare da una piattaforma all'altra. Oh, aspetta, aspetta. Oh, è più complicato del previsto. Ok, dobbiamo essere più veloci. Vai, 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 vai. Perfetto, perfetto. Boink te, boink te, boink te. E aspetta, ho il doppio salto, quindi posso cittare. Ok, passo al mio piano successivo. Non ce la farò mai. Ok, seconda sfida. Cosa vuoi della mia vita? Ok, aspetta, questa avevo capita. Ah, ok, speravo che si spostassero le linee da un punto all'altro. Ok, dobbiamo calcolare meglio i tempi. Veloce, 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 veloce. Aspetta che casomai faccio un doppio salto. Ok, teoria corretta. E, ok, perfetto, dimmi. No, dove l'ha cadata all'ultimo? Ok, questa volta l'ho fatta giusta. Ah, bastardo. Fammi ritornare in fondo. Probabilmente dovremo completarla al loop successivo, dato che adesso sappiamo come funziona. Oh, oh, fino a tempo di laseroni. Aspetta un attimo, aspetta. I laser mi mettono ansia. Non è che magari mi posso teletrasportare e così cittare di brutto? È vero, nessuno ha detto che devo arrivare legalmente alla fine. Ok, abbiamo ancora 1 minuto e 40. Perfetto, perfetto, perfetto. Qua cosa vuoi dalla mia vita? Ok, facile. Poi fammi il doppio salto, perfetto. Ah! Ok, il doppio salto è la chiave effettivamente per vincere. Quanto tempo ho ancora? 1 minuto e 30 secondi. Aspetta, aspetta. Ah! Perfetto, l'ho citata e me l'ha data valida. Oh! Ok, ultima sfida, saranno ancora una volta i laser. Corri, 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 corri. Questa dovrebbe essere la sfida che io ho facilitato. Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Teletrasportami al centro. Vai, e teletrasportami dall'altra parte. Città alla grande. Olè. Bella lei. Grazie, grazie. Oh, c'era anche il rinfresco, ma che gentile. Aspetta, mi ha tecnicamente ciulato l'arma. No, è rimasta lì sospesa per aria. Devo fare una prova. In teoria, dato che l'abbiamo già infuso, come dicevo, dovremmo essere a posto. Aspetta, lo abbiamo infuso? Hai ucciso Master Charlie. Sei bravo in gioco di Master Charlie. Proprio no. Oh oh. Premi speciali in arrivo. Di cosa sta parlando? Oh no. Oh no 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 no. Probabilmente ha chiamato i rinforzi. Porco cane. Porco di quel porco cane. Non adesso che ho lasciato le munizioni nell'altra arma. Mi sembra di intravedere un tizio laggiù. A quanto pare non mi sbagliavo. E non è da solo. Ok, ok, ok. Allora cerchiamo di aspettarli in un punto tattico. Purtroppo la nostra nuova carabina ha solamente un singolo colpo. Oh, perché ne ha sparati due? Ok, questa è stata strana. È come se il secondo colpo... Ma come funziona sta carabina? Non l'ho ben capito. Fatto sta che li ha fatti fuori praticamente tutti. Ok, dopo leggo meglio la descrizione. Meraviglioso. Anche le armi sono praticamente magiche in sto cavolo di gioco. Ok, direi che forse è meglio se ritorniamo. Buongiorno signore, hai tunnel. Aspetta, aspetta che c'è ancora qualcun altro. Bonnie, tipo lui laggiù. Oh porco cane, c'hanno anche i cugini. Porco cane, porco cane. Aspetta, 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 aspetta. Ma ho sempre un colpo in canna. Com'è possibile? Non ho ben capito come funziona. Aspetta che c'erano delle cure. Curami, 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 curami. Perfetto. Ok, teniamoci pronti. Apriamo la porta e... Dove siete tutti? Ragazzi? Ragazzi, non mi fate salire le ansie. Dove siete finiti? Sono spariti. No, eccolo laggiù. Aspetta. Peraltro piglia da una distanza veramente considerevole. Ok, sento ancora la musica. Quindi c'è ancora qualcuno? No. Ok, l'abbiamo risolta più o meno pacificamente. E come dicevo, mi ritengo proprio una cifra soddisfatto. Quindi ritorniamo dentro. Troppe emozioni, decisamente troppe emozioni in un unico viaggio. Sì, 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 andiamocene. Ah, ecco l'abilità speciale. Si chiama proiettile d'argento. Non perdi munizioni se colpisci qualcuno. No, questa la devo infondere assolutamente. Non ho intenzione di rifarmi tutta la gara di nuovo. Bellissima.
E nel frattempo abbiamo di nuovo raggiunto la sera. Signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Il nostro equipaggiamento sta migliorando veramente un sacco. Io spero proprio che le armi prima o poi ritornino, perché mi sta salendo un panicume assurdo. Ho il dubbio che le armi che noi lasciamo a terra forse non respawnino. Come ho detto, sto gioco pian pianino lo dobbiamo scoprire. Datemi giusto un secondo, perché come ho detto quell'arma la dobbiamo infondere. E voilà! Peccato che sia colpo singolo, ma cosa vuoi di più dalla vita? Per questo invece ci serviranno solo 9000 piastrine. Sì, scusate, 9000 residuo. Al diavolo. Vai, infondi anche questo ed è fatta. Come ho detto, non importa se perdo il potere, questo qua della traslazione. Tanto basta che incontriamo Giuliana e prima o poi lo sappiamo che verrà a farci fuori, la stiamo perculando troppo, e lo recuperiamo casomai da lei. Come dicevo, signori, per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nel prossimo, ovviamente, cercheremo di percorrere qualche altra strada in modo tale da far fuori gli altri visionari. Pian pianino capiremo come riuscire a colpirli tutti e 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giuliana in teoria non conta? Forse 8, ma vabbè. In un'unica volta sarà... sarà qualcosa di davvero mastodontico da portare a termine. Quindi nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti non vi do il residuo. E noi ci vedremo al prossimo loop. Ciao ciao.